Salve a tutti, è da un po' che non faccio una serie di gameplay, anche perché diciamo non è l'obiettivo principale di questo canale, ma ogni tanto qualcosa ci vuole anche per alternare con il resto dei contenuti. E stavo pensando che si poteva cominciare con qualcosa che ho già provato tempo fa, ma che è da parecchio che non sto giocando, ma che si è aggiornato molto negli ultimi tempi. Sto parlando di Prison Architect, ovvero il gioco di Introversion nel quale dobbiamo costruire e gestire la nostra personalissima prigione. E è arrivata adesso all'alfa 24, se non vado errato, e sono cambiate tante cose dall'ultima volta che l'ho provato, e queste cose le andremo anche a scoprire mentre giochiamo, con inevitabili fallimenti e figuracce. Quindi direi di cominciare e vediamo un po' cosa ci porta il gioco. Eccoci qua, questa è la nostra landa di terra. Vedete che ci sono anche gli alberi che si devono tagliare, almeno così avevo visto in un video. Questi sono i nostri operai, i nostri materiali. Ecco fatto. Come al solito abbiamo la lettera del CEO, che possiamo anche cancellare. E abbiamo i primi 8 prigionieri in arrivo fra un giorno. Questo è il nostro bilancio. I soldi messi da parte, il numero del giorno. Queste sono le tante paginette che riguardano la costruzione, l'arredamento e quant'altro. Abbiamo i report con lo staff, i prigionieri, i lavori. Comunque vedremo più avanti. Ci sono montate a dismisura le pagine di questo report, perché ci sono tante altre cose che si possono fare adesso in Prison Architect. Comunque, ora direi di mettere in pausa e progettare già alcune cose. Di solito io nelle vecchie partite cominciavo con mettere giù il recinto, però è meglio utilizzare prima lo strumento di planning. Il planning ti permette di segnare sulla mappa le costruzioni che vuoi mettere, così per darti un'idea delle forme, dello spazio, della grandezza e quant'altro. Quindi allora, prima io pensavo di fare le stanze. Allora, di solito, se non vado errato, servivano ovviamente una cella comune, le celle 8-8 per accogliere i primi prigionieri, ma nel caso è meglio farne 16. E ovviamente docce, mensa, cortile, uffici per il personale necessario e altre cose. Dunque, direi di cominciare con faccio fare un planning generale. Vediamo un po'. Ci sono anche delle grandezze che bisogna rispettare. Ad esempio, una holding cell c'è scritto che deve essere almeno una 5x5 di grandezza. Questa mi sembra che sia 5x5, sì, è 8 per qualcos'altro. Va più che bene. Invece, gli uffici, vediamo un po', canteen, kitchen, office, eccole qua, un 4x4. Poi ti dice anche quali sono i pezzi di arredamento che ci vanno dentro. 4x4, e mi sembra che servono anche 4 uffici per il direttore, per il capo della sicurezza e quant'altro. Direi di farli abbastanza, non so se farli abbastanza distanti o fare una cosa del tipo una via centrale con gli edifici di fianco, o più una cosa organica con delle vie che si dividono a angoli di 90 gradi e cose di questo tipo qua. Beh, allora, se faccio da questa parte la holding cell, qui faccio anche le altre celle e le cose, qui magari faccio il reparto amministrativo, mensa e quant'altro. Ok, dividiamole un po' così, poi vediamo, tanto per il momento è solo progettazione. Bella simmetrica come questa, 4 uffici, qui ci vanno, andranno le porte, anzi a proposito di porte, devo mettere la porta all'holding cell, almeno farci lo spazio. Poi su questi segni noi andremo a tracciare i muri e quant'altro. È molto semplice, anche perché effettivamente ti dà delle linee guida. Ok, allora facciamo 8 celle piccole, anzi facciamone 16, progettiamone 16. Le celle devono essere almeno 2x3, quindi diciamo che non mi discosto da quanto detto, 2x3. Ok,
Ok, queste dovrebbero essere 16 prigioni, 16 celle. Ok, sono simmetriche, sono anche belle da vedere, vedete? Almeno per ora che sono soltanto disegnate. Altre cose che dobbiamo fare sono, vediamo un po'. La cella di contenimento, non so se sia necessario subito. Comunque, facciamo la cucina e la mensa. Vediamo un po'. Allora, devono essere. Qui non ci sono ordini di grandezza. Basta che abbiano i sufficienti strumenti, quindi direi di fare una mensa. Io ho fatto tre spazi, quindi faccio qui anche qui tre spazi. Facciamo una cosa così larga, così ci vanno un buon numero di prigionieri. Facciamo la porta per la mensa qui e la cucina, direi di questo tipo qua. Facciamo una porta laterale, una porta centrale, una cosa così. Qui metteremo le varie stoviglie, le varie macchinari e qui tavoli, sedie, panchine. Cortile, 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 cortile. Dov'è? C'è anche la stanza comune, da non dimenticare. Yard 5x5. 5x5, magari la faccio anche un po' più grande, del tipo. Magari la metto anche qua dietro, senza continuare a segnare qui a sinistra. Facciamo cortile. Direi che è abbastanza grande questo. Stanza comune, qui prima il cortile, qui possiamo mettere la stanza comune. Deve essere nulla di esagerato. Questo direi che va anche bene. Facciamo così. Stanza comune. Poi mettiamo. Anzi, meglio fare. Lasciare un po' più di spazio qui. Ecco. E le docce le metto di qua. Vicino alla mensa. Poi faremo tutto il resto come viottoli, luci, arredamento e quant'altro. Ora effettivamente andiamo a mettere giù le stanze. Dunque, foundation, concrete bricks. Oddio, non saprei neanche cosa scegliere. Cemento o mattoni? Metto cemento, anche se immagino sarà più costoso. No, sono uguali, allora metto cemento. Sarà meno estetico, però fa molto più prigione. Ok, cominciamo. Beh, mi stavo quasi dimenticando. Era una dimenticanza abbastanza spaventosa. Devo mettere un recinto intorno. E per il momento va bene una rete. Direi che va bene con filo spinato. La faccio tutta intorno a questi edifici. Ecco fatto. Lascio anche un po' di spazio. Ok. Ho fatto la cosa. Allora, le fondamenta le ho messe giù. Gli alberi immagino che li abbatteranno autonomamente. E per il resto, magari adesso mettere anche le porte, così costruiscono le fondamenta senza rimanere incastrate all'interno. Poi devo fare anche i muri divisori, che qui non sono ancora presenti, ma quelli magari li faccio più avanti. Prima metto le porte. Ok, ho messo alcune delle porte, altre non sono riuscito a metterle per la presenza degli alberi. Ok, vediamo un po' di accelerare il tempo e vedere quanto veloce riescono a costruire i miei operai. E non so se magari assumerne degli altri e magari mi possono dare una mano, poi magari li posso anche licenziare. Workers, jobs. Un attimo, che non mi ricordo com'è che si fa. Ah sì, ok, qui. Da questa parte qui, staff, eccolo qua.
Workers, magari ne metto un altro, altri tre. Poi nel caso li licenzio. Lavoro a tempo determinato. Purtroppo è così in questo periodo. Dunque, vediamo se riesco a mettere la porta ora che hanno messo giù la. Non so come si fa a girare, a ruotare gli oggetti. Ah, ecco, fatto. Ah, trovato. Eccoci qua. Ok. Guardate come stanno lavorando alacremente. Ok. Io posso anche già cominciare a mettere i muri dei visori. Materiali, vediamo un po'. Wooden floor, concrete wall. Beh, tutto cemento, quindi facciamo cemento. Ok. Qui devono ancora fare le celle. Ah sì, qui devo fare il muro, giustamente. Eccolo qua. Questa porta l'hanno messa da schifo. O è. Devono ancora installarla. Non capisco. Ok, devono ancora finire la recinzione, ma non manca molto. La porta lì è messa strana. Vabbè, che hanno abbandonato un po' di roba in giro. Ah sì, devo anche mettere, ora che ci penso, tutte le utilities, ovvero l'acqua, l'elettricità, le cose del genere. Dunque. Stanno mettendo giù i cavi prima ancora di mettere il generatore, il che non è proprio geniale. Tra l'altro, i prigionieri non arrivano tra poco tempo. Dobbiamo velocizzarci. Non è nemmeno lo staff. Ok, facciamo così. Facciamo che mi do un altro po' di lavoratori. Devono ancora finire le celle. Credo di aver sbagliato a fare il cortile, in effetti mi sono dimenticato che è una stanza che sta all'aperto, quindi in teoria serve qualcosa che stia all'aperto, invece qui ho fatto una stanza chiusa. Ho errato. Dunque, vediamo un po'. Dovrebbe esserci il bulldozer, Demolish Walls. Facciamo abbattere tutto questo. E poi lo ricostruiamo. Ok, vediamo di andare avanti e concludere alcune cose. Che stanno mettendo le utilities. Hanno finito le celle? Neanche per sogno. E devo ancora metterci i muri divisori. Ok, sembra. Forse hanno fatto, forse no. Oh, eccoci. Eccoci. Ok, ora metto i muri divisori che sono fondamentali. E che altrimenti non sono celle. Mettiamo i letti nelle celle. Costano i letti però, eh. Oddio, guardando adesso mi sono accorto che non ho molti soldi ancora. Oddio, mi sa che devo andare ad accettare qualche altro contratto, qualche prestito, cose così. Dunque, vediamo un po'. Report, Grants, Basic Detection Center, Administration Center. Sì, ti chiedono semplicemente di costruire delle cose, quindi qui c'è scritto costruisci due uffici, assumi un direttore, sblocca il reparto finanze attraverso la burocrazia e assumi un altro addetto legato alle finanze. Vediamo un po' ancora, Basic Detention Center, qui yard, canteen, sì, tutte cose basilari. Prendo questo e prendo questo. You can accept no more than 2 grants at a time. Ok, non si possono accettare più di due contratti alla volta. Perfetto.
però ho soldi sufficienti per continuare a mettere oggetti necessari alla mia prigione. In questo caso mettiamo, beh, abbiamo i tavoli per la mensa, mettiamo in verticale e in orizzontale. Possiamo fare 1, 2 e 3 con le panchine, più o meno così. 1, 2, ecco fatto. Poi mettiamo i tavoli dove si servono, la della mensa. Qui dovrebbe essere dritto, non sono mai sicuro se questo è dritto oppure no. E poi che altro? Le attrezzature per i cuochi. Dunque, cooker, magari ne mettiamo due. Frigo, uno. Poi il lavello. E basta, non penso serva altro ai signori cuochi. No, non mi pare. Mi stanno collegando le docce. A proposito di docce, devo mettere le tubature. Però devo ancora finire l'arredamento delle celle. Perché devo mettere i water. Piccolo dettaglio, magari lo metto bene vicino al lato del cuscino del letto, giusto perché così si sentano le fragranze ogni giorno. C'è il water, c'è la luce, c'è il letto. Direi che è sufficiente. Qui non c'è la porta. Perché non c'è la porta qui? In questa cella? Perché c'era l'albero in mezzo e non mi sono dimenticato. Perfetto. Ci sono tutte le altre porte? No, manca questa. Ok. Qui devono ancora demolire. Ok. Ci sono tante altre cose che devo fare, però non mi ricordo cosa devo fare ancora. Andiamo avanti con calma, senza troppa fretta. Ok,